Si chiama La Maniera D, Vuoti Urbani, esperienza condivisa di un corso di storia dell'architettura contemporanea, il progetto che hanno svolto alcuni studenti della Facoltà di Ingegneria dell'Università della Calabria, che hanno immaginato una città diversa, vista con gli occhi dei grandi architetti internazionali. I loro lavori sono adesso esposti nel municipio di Cosenza. È una bella iniziativa perché vuol dire recuperare la qualità del progetto, vuol dire anche recuperare il modo di pensare ad una città con un'idea diversa, non massificata, vuol dire puntare alla bellezza di una città che poi è anche ricchezza, quindi educare i giovani e formarli a questo tipo di esercitazioni. Anche pensando al futuro della città, secondo me è un fatto molto positivo. Il Comune di Cosenza ha anche in programma un concorso di idee mirato alla riqualificazione del tessuto urbano. Sì, noi abbiamo pensato anche in questo protocollo che abbiamo fatto col Ministero dell'Ambiente, che punta a fare di Cosenza una città sostenibile, di riqualificare gli spazi liberi aperti, le piazze, soprattutto le piazze nei quartieri più degradati, cioè nei quartieri della periferia, nei quartieri popolari, ma anche nelle frazioni. Quindi stiamo pensando ad un concorso di idee per architetti per la riqualificazione di questi spazi liberi e aperti, un concorso che vedrà appunto poi la proposizione di idee e la realizzazione di spazi che riqualificheranno soprattutto le frazioni della città di Cosenza e di quartieri popolari.